Dottore Megale, oggi è una giornata veramente molto importante di prevenzione. Si cerca di lanciare un messaggio chiaro e preciso ai giovani su un consapevole utilizzo dei social. Cosa non è stato fatto e cosa si può fare ancora da quel 2006 in cui Microsoft donò alla polizia postale un sistema per poter intercettare questi reati online? Intanto vorrei ribadire che secondo me la scelta di Gela come città per pubblicizzare queste nuove tecnologie di cui si avvale la Polizia di Stato per contrastare questi crimini e la sensibilizzazione dei giovani sui problemi del cyberbullismo e comunque tutti i problemi e le insidie che nasconde la rete. Questa è un'iniziativa di prossimità, noi cerchiamo di stare vicino alle persone e soprattutto ai più giovani per far capire loro su un uso consapevole e sensibilizzarli su un uso consapevole della rete, di tutta l'opportunità che dà, ma anche sulle insidie e sui pericoli che nasconde. Un telefonino, un computer, ormai ce l'hanno minimo uno a famiglia, diciamo, e perciò sono realtà virtuali che ahimè non sono più virtuali. Se non facciamo un'opera di monitoraggio costante per tutti i vari problemi, dalle singole truffe ai reati molto più gravi, queste giornate penso che siano ideali per ricordare ai ragazzi e alle famiglie, perché come vediamo c'è anche la presenza di molte persone extra all'ambiente scolastico, e anche grazie in questo caso all'iniziativa del Ministero dell'Interno, al Questore Megale che ci ha, diciamo, aiutati ad avere il tracker stamattina qui, come Polizia di Gela, l'Associazione Anti-Racket che ci ha aiutato per preparare con la solida collaborazione dalle cose più importanti, diciamo, anche alle attività ludiche come questa per i ragazzi, per dei gadget di ricordo. Siamo convinti che sono giornate come queste che ci possono aiutare a evitare quantomeno più pericoli possibili. Come si è esplicitata la collaborazione tra l'anti-racket e la Polizia di Stato oggi? La collaborazione avviene a 360 gradi, avviene con le denunce, ma avviene anche in queste manifestazioni veramente culturali che servono, appunto, come dicevo al dirigente, ai ragazzi per istruirli e non farli cadere in trabocchetti che si trovano sempre navigando.